Right on a Ganga Radio. E ragazze delle mandorle in diretta su Ganga Radio, Giamba con voi fino a mezzogiorno, quindi per i prossimi 10 minutini scarsi, eh. Buongiorno a tutti, l'astrigiano e nonna, buongiorno anche a chi si è connesso in questo momento su gangaradio.net. Abbiamo avuto Michelangelo in diretta su WhatsApp che ci ha presentato un po' la serata di stasera al Bu. Ma non solo stasera grande evento, anche domani grande evento, perché il fine settimana si sa, il weekend è giornata di grande sport anche, no? E domani c'è il grande evento, ricomincia il campionato di Serie B di baseball e i nostri carissimi amici dei Lancers scendono in campo per questo esordio stagionale. E vorrei andare a disturbare un po', se fosse possibile, se non fosse a letto, ecco, un carissimo amico, uno storico giocatore dei Lancers, ovvero il grande Parrini. Lo abbiamo avuto spessissimo ai microfoni di Ganga e mi piaceva cominciare questa stagione dei Lancers ancora insieme a lui. Speriamo bene, io mando un messaggio vocale anche a lui adesso, speriamo che non sia a letto. Buongiorno caro, ciao, ciao grandissimo, come stai? E che pensavi, che non arrivassi da te questa mattina? Insomma, siamo all'esordio e siamo vicini. Come stai innanzitutto? Sei a letto? Grande Parrini, il 38 dei bianco-blu. Chissà se sarà a letto, speriamo di no, dai, perché mi piacerebbe andare un po' a sentire che aria tira in casa Lancers, il giorno prima dell'esordio. Chi lo sa? C'è la risposta, non dorme, notaio scriva, ho stamattina un unplane incredibile, non dorme neanche il grande Antonio Parrini, sentiamo un po'. Buongiorno grande Giamba. Grande. Tutto bene, grazie. Voi a Ganga Radio come state? Stiamo benone. Tutto a posto? Alla Siete grande. Sempre più belli, ve lo dico. Che bellezza. No, non sto dormendo, sono sveglio, ormai c'è sabato, sono a tempo di commissione, dai. Ah, se ne va in giro a far commissioni, grande Parro, grande. Senti carissimo, ci siamo, ci siamo, domani è il giorno dell'esordio, ricomincia il campionato di baseball, i Lancers riscendono in campo. Come, volevo sapere, voglio togliermi la curiosità, come ci siete arrivati, come ci si arriva a questo esordio, come ci arrivano i Lancers a questo inizio di campionato? Perché insomma questa stagione pre-season, che è stato un po' viziato dalle tante piogge, no? E forse questo può avere, insomma, causato un po' di problemi, può causare un po' di problemi a vostro esordio, a livello forse più fisico che altro. Come ci arrivano i Lancers a questo esordio? Grande storico, campionato di Serie B, non è la prima stagione, la storica promozione insomma di qualche anno fa, ce la ricordiamo tutti, festeggiamenti che sono durati giustamente per mesi, grandissimi ragazzi dei Lancers che cominciano un altro campionato di Serie B domani, chissà come ci arrivano, e ce lo racconta il Parro come ci arrivano, eccolo là. Sì, domani iniziamo il campionato, finalmente, perché dopo mesi di inverno si inizia finalmente a giocare, a fare sul serio. Mesi di letargo. Ci arriviamo bene, da ottobre ci si allena con i nuovi allenatori, una cosa nuova per noi che iniziavamo solitamente a gennaio, invece da quest'anno, o meglio dall'anno scorso, abbiamo interrotto solamente un paio di settimane, ecco. E poi abbiamo continuato sempre a lavorare sia sulla parte atletica e tecnica, quindi sì, ci arriviamo bene. Dispiace sicuramente il discorso dei tanti annullamenti, delle partite di pre-campionato annullate, esatto. È stato veramente un mese, quello di marzo, tremendo per noi del baseball. Diciamo sì, questo può influenzare perché ci manca un po' il ritmo gara, abbiamo avuto soltanto due partite, però c'è anche da dire che questo problema non l'abbiamo solo noi, è stato così, fatto un po' di indagine, sembrerebbe un po' in tutta Italia le squadre abbiano risentito di questo maltempo, quindi diciamo arriviamo pronti sotto tanti punti di vista, ci manca il campo, ma come mancherà un po' a tutti, ecco, quindi Mal da comune. Questo punto di vista siamo tutti in pari, ma ci sentiamo più avanti degli altri sotto certi, sotto altri punti di vista, quindi andiamo, grande Parro, grande Lancers, andiamo. L'ultima domanda Parro, l'ultima domanda, senti, perché sono curioso anche di andare a parlare un po' di nuovi acquisti, no? Perché la rosa, che era comunque già competitiva secondo me, quella dei Lancers, si è rafforzata ancora di più, no? Durante il letargo invernale, perché non si gioca, ma chiaramente
chi lavora dietro agli acquisti non dorme mica in inverno. Quindi come sono questi nuovi acquisti? Parlaci un po' di questa rosa che si è ulteriormente rafforzata. Parro si sente pronto, io l'ho sentito molto pronto dalla voce, voi come l'avete sentito? Chiaramente insomma le piogge, la stagione delle piogge non ha aiutato il gioco del baseball, perché insomma lo sapete ormai più o meno tutti, anche chi non mastica tanto il baseball, è difficile, non si gioca quando piove specialmente tanto non si può giocare a baseball, e quindi questa primavera, un po' questo inizio primavera, insomma fine inverno un po' così caratterizzato da tante piogge, ha fatto sì che è stato molto difficile giocare le amichevoli, che però servono dal punto di vista fisico per prepararsi al meglio alle partite. C'è la risposta del Parro sui nuovi acquisti, sentiamo un po'. Sì, la rosa era già competitiva lo scorso anno, ci ha un po' penalizzato un discorso più fisico, abbiamo avuto un calo fisico a metà campionato. Quest'anno la rosa bene o male è un po' la stessa, abbiamo acquistato un lanciatore partente di categoria grande di livello, che si chiama Leandro Morese, che è italo-venezuelano, un ragazzo italo-venezuelano, ha già avuto esperienza in Italia. Ciao, Leandro. A più livelli, ha fatto A1, A2 e anche un po' di B, quindi sicuramente lui ci darà una gran mano. Tra i nuovi arrivati abbiamo anche un giovane interessante che è nel giro della nazionale con l'Under 18, anzi che bello, è nella nazionale Under 18, che è Leonardo Menoni. È un ragazzo di Firenze che abbiamo acquisito in quest'inverno e sicuramente lui ci darà anche lui delle soddisfazioni. Un ragazzo serio che si allena tutti i giorni in accademia. Ma che bello! Quindi un buon acquisto. Un altro buon acquisto è Samuele Reggioli, ci arriva in prestito da Padule, è un interno, giovane anche lui, ha avuto l'anno scorso un'interessante esperienza in A1, quindi vediamo. Gente di ci sono anche due ragazzi domenicani che vengono da Arezzo, loro forse sono più un'incognita, diciamo, perché ancora non hanno mai giocato in Serie B, ma hanno delle caratteristiche insomma, che fanno ben sperare. E poi abbiamo un vecchio leone, un vecchio amico, perché ci ho già giocato insieme da altre parti, che è Fabio Guasti, che ci darà una mano all'esterno. Ecco, poi per il resto tu lo sai, tu conosci i ragazzi, cioè i soliti ragazzacci lastrigiani, col cuore. In più abbiamo riconfermato, ecco, anche un ragazzo che ci ascolterà, che mi fa piacere menzionare, Arbi Rudai, un ragazzo giovane anche lui di Firenze, grande Arbi, che mi ha fatto molto piacere che si fosse riconfermato, ecco. Grande. Siamo competitivi, dai, poi c'è voglia, vedrai, si farà, siamo carichi a mille, ecco. Con il vostro tifo, con il tifo di Ganga Radio possiamo arrivare in alto. Ma certamente, c'è voglia, c'è carica, c'è sudore da buttare, eh. Il tifo di Ganga Radio non mancherà assolutamente, grande Parro. Ti ringrazio, Parro, grazie mille di essere stato questi minutini in diretta con me. E forza Lancers, ragazzi, stringete i denti. Tutta l'Astra, tutta Ganga è con voi. Grazie davvero, forza Lancers, grandissimo. Grande Antonio Parrini, sono pronti i Lancers, sono carichissimi ad andare a partire domani si gioca ad Ancona, se non mi sbaglio, sì, l'esordio stagionale del campionato di Serie B. Il Parro ci ha presentato i nuovi acquisti, ci ha raccontato come ci arrivano i Lancers a questo esordio stagionale, e quindi l'ho sentito piuttosto pronto, e quindi insomma siamo tutti veramente insieme ai Lancers. C'è ancora il Parro, eccolo là. Grazie a voi ragazzi di Ganga. Grande. E ricordate, i Lancers sono con voi, vi aspettiamo al Lancers Field, Certamente. Domani però siamo a Ancona. Cazzarola. Va bene, ma veniamo quando siete al Lancers Field, Gamparro, veniamo sicuramente. Quando possiamo portare un po' di musica lo facciamo sempre molto volentieri. Grazie Parro davvero, forza Lancers, avanti tutta. Right on a Ganga Radio.